L'informazione locale, ancora buongiorno da Francesca Magurno, le notizie regionali. Emergenza Covid-19 stabili, nuovi contagi in Calabria ma crescono i decessi. Nel bollettino di ieri 474 nuovi casi su oltre 9.000 tamponi processati, 375 le guarigioni, purtroppo 6 i decessi. Nessun nuovo ingresso nei reparti ordinari, dove restano 229 i pazienti ricoverati, mentre crescono gli accessi in terapia intensiva, in totale 23 persone. Sono due i neonati ricoverati a causa Covid al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Hanno rispettivamente 10 e 21 giorni. Le condizioni non sarebbero gravi, ma trattandosi di bambini piccolissimi, la situazione resta particolarmente delicata, mentre a Cosenza, a partire da oggi, apre il centro vaccinale pediatrico ospitato all'interno degli uffici ASP del servizio di continuità assistenziale. In Basilicata, netto aumento dei contagi. Nel bollettino di ieri 1988 i tamponi processati e 163 i nuovi casi. Le situazioni più preoccupanti, quella di Matera e del Lago Negrese, 54 i tamponi relativi a persone guarite dal virus, mentre sono 38 i ricoveri totali negli ospedali lucani, nessuno in terapia intensiva. Trasferito dall'ospedale di Potenza al policlinico di Bari un dodicenne risultato positivo al Covid-19, affetto però anche da altre patologie. La cronaca: in auto con 3 kg di cocaina, 3 gli arresti a Crotone dopo un inseguimento sulla statale 106. I tre viaggiavano a forte velocità a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Notata da una pattuglia della polizia, è scattato l'inseguimento fino all'ingresso nord della città calabrese, dove le forze dell'ordine sono riuscite a fermare la vettura. Una illuminazione artistica per la cisterna ipogea di Matera, il cosiddetto palombaro lungo, che si trova sotto Piazza Vittorio Veneto, nel pieno centro storico della città dei Sassi. Il progetto realizzato da Enel X ha previsto l'installazione di 51 nuove lampade a LED dotate di un sistema di immersione, in grado di garantire la luce anche in caso di cambiamenti del livello idrico della cisterna. Il palombaro lungo è uno dei monumenti più suggestivi e visitati della città. Le notizie dal Golfo di Policastro, Riviera dei Cedri e Valle del Fiume Noce. Impianto di San Sago, anche la Regione Basilicata dice no. Approvata all'unanimità la mozione proposta dai consiglieri Cifarelli e Pittella del Partito Democratico, Perrino, Carlucci e Leggeri del Movimento 5 Stelle, Polese e Braia di Italia Viva, e sottoscritta in aula da tutti i gruppi consiliari di maggioranza, relativa all'impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non, sito in località San Sago del Comune di Tortora, nel Cosentino. Sollecitato l'impegno della Giunta regionale a richiedere agli uffici competenti, nel rispetto dell'autonomia dell'azione amministrativa, un approfondimento dell'istruttoria al fine di meglio verificare tutti gli aspetti ambientali e pervenire in autotutela alla revoca dell'atto in questione. Crescono i casi Covid sul Tirreno Cosentino dopo Praia Mare e scuole chiuse, anche a Tortora, dove a far scattare l'allarme è stata la positività di un addetto alla mensa scolastica. Chiusura e sanificazione dei plessi anche a Diamante, dove sono stati rinviati gli eventi natalizi al chiuso. Programma natalizio annullato anche a Scalea, dove ieri sono state registrate 7 nuove positività. Restiamo sul Tirreno Cosentino. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Diamante in merito all'annosa questione delle aree demaniali. È stato ritenuto legittimo l'utilizzo da parte del Comune, mettendo fine ad una vicenda che si protraeva fin dal 2008 e che ha portato la città dei Murales a difendersi da pretese indennitarie di oltre 1,5 milioni di euro. Il sindaco Magorno esprime gratitudine all'avvocato Morcavallo, che ha seguito la causa, e agli uffici comunali che hanno lavorato sul caso. Ancora un rinvio del processo per la morte di Rosaria Lobascio, la 22enne di Sala Consilina, deceduta nel 2018 dopo un intervento di riduzione dello stomaco avvenuto presso l'ospedale Fucito di Mercato San Severino. L'udienza per decidere sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero nei confronti degli 11 medici iscritti sul registro degli indagati per la morte della ragazza è rinviata al 1 marzo. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.
Ha fatto tappa anche presso la sede del Consorzio Operatori Turistici Diamante Riviera dei Cedri il trofeo senza fine del centenario del Giro d'Italia. Un fuori programma che ha rappresentato un onore e un grande privilegio per gli operatori partners del grande evento che coinvolgerà la città dei Murales il prossimo 13 maggio. La Corsa Rosa farà tappa in Riviera dei Cedri con uno spettacolare arrivo in volata a Scalea giorno 12 maggio 2022 e ripartirà.